Per il salotto buono del Paradigma, abbiamo l'occasione di incontrarci con Pierluigi Fagan, che è un pensatore veramente a tutto tondo, autore di un libro straordinariamente interessante che si intitola Verso un mondo multipolare, il gioco dei giochi nell'era Trump, il quale è un'analisi all'oggi, però tramite lo strumento della complessità, perché Fagan è veramente un pensatore, mi arrischio a dire confuciano, di grandissima erudizione, ma di un'erudizione funzionale a comprendere i fenomeni del nostro tempo. In questo è di una originalità non scontata e quindi siamo veramente onorati di poterlo ospitare in questa conversazione e poi di riversarla per il pubblico. Da questo punto di vista partirei io nel fare la prima domanda, perché poi il colloquio lo porterà avanti Alessandro Cavazza. Ed è appunto quello, innanzitutto, prima di entrare in merito delle questioni, se Fagan ci vuole illustrare che intende per complessità e come ha, come dire, come strumenta la sua capacità di analisi del reale. Bene, allora grazie a voi dell'invito e grazie a chi avrà il coraggio di ascoltarci. Dunque, complessità, c'è uno dei più, diciamo, uno dei principali rappresentanti all'interno della fisica, un fisico italiano, Giorgio Parisi, che è anche uno dei più grandi fisici del mondo, che raccontava che a un convegno sulla complessità lo speaker che iniziava diceva di avere contato circa 69 definizioni. Quindi in qualche modo la complessità è difficile anche da definire. Un modo, diciamo, abbastanza generale, quindi forse il più generale, è quello di intenderla come un paradigma, il nome della vostra rivista, è un paradigma della conoscenza. Cioè, è un paradigma della gnoseologia, del come noi conosciamo le cose. Le cose possono sembrarci semplici se le descriviamo a grana grossa, se entriamo a grana fine scopriamo che in genere sono fatte di molte parti e che queste parti hanno tra di loro diverse interrelazioni e formano sistemi, e sistemi che si collegano ad altri sistemi e che sono compresi all'interno di un contesto. Se questo Questa descrizione che è analitica viene applicata a qualsiasi oggetto, si scoprirà che tutto è complesso, nel senso che nel mondo fisico, per esempio, se noi prendiamo un atomo è fatto di quark, i quark di particelle, le particelle non lo sappiamo, qui si sta indagando, comunque c'è la teoria delle stringhe e via discorrendo. Non si è ancora arrivati, diciamo, a un pavimento finale in cui si dice questo è il pezzo da uno dell'ego e con questo poi costruisco tutto l'edificio soprastante, no? È sempre tutto scomponibile in parti e queste parti hanno tra loro relazioni. Poi chiaramente invece se andiamo in su, dagli atomi andiamo alle molecole e le molecole poi formano due regni, l'organico e l'inorganico. Nell'organico poi ci sono le piante, gli animali, gli esseri umani e nell'inorganico c'è il pianeta, il sistema solare, le galassie, l'universo e non si sa neanche se è uno questo universo, sono multiversi, ma anche nel mondo immateriale, perché noi partiamo dai grafemi, dai morfemi, dalle lettere dell'alfabeto, si costruiscono parole che fanno frasi, fanno enunciati, che fanno discorsi, che possono essere delle opere, dei pensieri o dei canti o delle orazioni, ci si compone tutto, diciamo così. E così anche nel mondo delle idee, perché pure le idee partono da degli elementi che non sono, che sono semplici sempre in senso relativo, perché poi a loro volta possono essere scomposte in parti inferiori. Quindi se si applica questo sistema di intendere le cose, e lo si può applicare a tutto, quindi tutto nella realtà, sia quella materiale che quella immateriale che è inventata dalla mente umana, risponde a questa descrizione, e quindi tutto è complesso. Ora, il problema è che solamente negli ultimi 70 anni si è incominciato a sviluppare quella che possiamo chiamare la cultura della complessità, per cui sembra che la complessità sia emersa da un certo punto in poi, no? In realtà esisteva anche prima, si è cambiato in qualche modo
il paradigma del modo di conoscere è incominciato a svilupparsi soprattutto con la teoria dei sistemi e con la cibernetica questo modo di sviluppare la conoscenza, che poi si è allargata, si è arborizzata, per cui noi oggi abbiamo studiosi e pensatori di complessità in tutte le discipline, dalla fisica alla fisica. Quindi ce ne sono in fisica, ci sono diversi premi Nobel, c'è in chimica. Diciamo che la disciplina forse in cui ci si ambienta più facilmente è quella della biologia, non a caso della biologia e della sociologia, ma poi scienze cognitive, antropologia, poco a dire la verità in economia, ma magari ci torneremo dopo, fino alla linguistica. La linguistica nasce dalla teoria generale, da una teoria generale dei sistemi, insomma, il corso che tenne De Saussure i primi del Novecento. E fino alla storia, per esempio la scuola degli annali francese con Braudel, ma anche la scuola sistemica di Wallerstein, che non a caso lavora al Fernand Braudel Center di New York, fino ad arrivare alla filosofia, dove in verità i filosofi della complessità sono assai pochi. Diciamo, il più noto è Edgar Morin, peraltro molto prolifico a livello editoriale, e autore anche di un opus magnum in 6 volumi che si chiama La Méthode. Poi Morin è francese, per cui vuole fare un po' il verso al metodo di Cartesio con cui inizia la modernità. La complessità, tutto sommato, è ciò che sopravviene alla modernità. Però, ripeto, così come non è che gli atomi esistono dalla fine dell'Ottocento, esistevano anche prima, solo che non li osservavamo in quanto tali, così la complessità è sempre esistita, però a livello di conoscenza, di approccio, si è sviluppata negli ultimi 70 anni e si è mano a mano arborizzata in tutte le discipline, e ci sono anche valentissimi studiosi e ricercatori anche qui in Italia, sebbene essendo un paradigma che va, diciamo così, ingloba la modernità ma in qualche modo la supera, non è così facile da trovare all'interno del come viene composto un po' il discorso pubblico e anche il discorso esperto, perché bene o male la stragrande maggioranza degli studiosi è ancora tutta figlia del Novecento, quindi sia a livello di logica, per esempio in complessità si applica più l'abduzione che l'induzione o la deduzione, ci sono le logiche sfumate, insomma è un intero apparato di modo di conoscere che in qualche modo supera quello che è stato applicato nel moderno. Poi dentro al moderno chiaramente discendono anche diversi tipi di, no, di pensatori, di ideologie, eccetera, e però tutti sommato attingono allo stesso impianto di comunicazione. Quella della complessità è eterogeneo rispetto a quello della modernità, però poi la cosa viene più facile quando faremo dei casi applicati, magari, perché come al solito l'analitica finisce a diventare un po' astratta. La cosa più simile alla complessità viene in mente, sto leggendo un libro di Asimov, è l'inventore della psicostoria, che studia attraverso criteri matematici la futurologia dell'universo, sostanzialmente un Arisaldo in italiano, sostanzialmente. Allora, Sì, oddio, sulla complessità poi ci sarebbero da fare lunghi discorsi, ma magari non è questa la sede, nel senso che la teoria dei sistemi viene da uno studioso che si chiamava Ludwig von Bertalanffy, che era austriaco, che veniva dal circolo di Vienna ed era un biologo teoretico, che poi è andato in Canada, e questa è una matrice. La cibernetica invece viene da Norbert Wiener, che è un matematico americano di origine tedesca. E quindi poi la complessità ha negli Stati Uniti sviluppato molto in ambito scientifico, per cui molti fisici, chimici, biologi, teoria dell'informazione, quindi le nuove scienze cognitive, informatica, eccetera, eccetera. E sebbene ha a che fare con la complessità, questa radice di scienza dura in qualche modo risente, no? Per cui la calcolabilità, quello che dicevi, insomma, il computer che predice il futuro, eccetera, eccetera. Poi invece c'è l'applicazione all'interno delle scienze umane o del pensiero umanistico. Quindi, ripeto, siccome è una forma di conoscenza, non è una teoria indigena di una disciplina, attraversa tutte le discipline, però poi risente
vizi e virtù delle varie discipline, no? Per cui magari in filosofia avrà certe caratteristiche, in scienza delle altre. Allora, con il paradigma stiamo facendo un tentativo, quello di provare a riflettere sul concetto di conflitto nel nostro mondo, in particolar modo in Europa, ma potremmo dire in tutto l'Occidente, qualsiasi cosa esso significhi, ed è un concetto questo che è stato rimosso negli ultimi decenni, quasi come una sorta di tabù, quella porta in casa dove ci sono tutti i segreti della famiglia che non è opportuno aprire. Eppure vediamo sotto i nostri occhi le plurime faglie di frattura che ci sono, dalla fine delle ideologie al nichilismo, alla frustrazione sociale, alla convivenza interetnica, insomma sono tante le faglie di frattura, senza contare poi come queste si muovono in un contesto dove in un mondo sempre più multipolare aumenta la competizione e le zone di frizione. Davvero siamo pacificati come la vulgata vuole dopo il muro di Berlino, dopo la caduta del muro di Berlino, oppure qualche cosa ribolle sotto alla superficie? Beh, chiaramente le tensioni tra le varie parti che compongono i sistemi, quelli nazionali, quelli sovranazionali come l'Europa, quelli sovranazionali come la civiltà occidentale, le frizioni esistono sempre. E bisogna vedere che tipo di configurazione hanno questi sistemi, nel senso se liberano queste frizioni in conflitto agito o se invece tendono a reprimerlo. Ma non a reprimerne le cause, a reprimerne gli effetti. Per cui effettivamente ci si trova in una situazione apparentemente tranquilla o pacificata, ma sempre con la possibilità che le tensioni sottostanti, che sono oggettive e ineliminabili, scoppino e abbiano ovviamente una deflagrazione o un'espressione storico-sociale, anche se poi qui bisogna vedere appunto di che tipo, nel senso che noi siamo in un'epoca che ha molte discontinuità rispetto all'epoca passata, per via di una serie di ragioni, magari poi affronteremo nella nostra chiacchierata. Io parto però da questo presupposto che il tasso di novità della nostra epoca storica è radicale, è fondamentale, per cui anche applicare tutta una serie di modelli o di modi in cui la storia si è espresso, bisogna farlo con le dovute cautele, perché non è detto che in questo mondo nuovo le cose si ripetino nel modo vecchio. Per esempio, una volta tra le potenze l'esito finale del conflitto era la guerra. Ora, da quando è stata trovata l'energia atomica, poi sappiamo tutto la guerra fredda che è andata avanti per decenni. Ora, ovviamente i conflitti esistono, no? Per cui abbiamo visto che è bastato cambiare un presidente negli Stati Uniti d'America e questa impressione di villaggio globale in cui eravamo tutti a commerciare, vendere e comprare è invece passato ad una fase più dura. E per esempio Trump è un personaggio interessante da questo punto di vista, perché interpreta il conflitto, ma per esempio non usando la guerra, perché è uno dei presidenti forse che ha meno usato la leva militare, e ormai ha 4 anni di presidenza, no? Rispetto magari anche a presidenti democratici, quindi apparentemente più polite da questo punto di vista, non so, Nobel per la pace a Obama. Però poi invece nei fatti i conflitti ci sono stati, le truppe ci sono state, manipolazioni come quella dell'Ucraina ci sono state e via discorrendo. Ecco, Trump interpreta il conflitto per esempio a livello economico, a livello di dazi, probabilmente anche altri livelli, ma senza adire alla via della guerra conflittuale. E qui bisogna domandarsi se mai sarà possibile. Io vedo che ci sono autori americani soprattutto, che continuano a scrivere libri sull'inevitabilità del conflitto armato tra Stati Uniti e Cina, ma io non sono sicuro che ci sarà un futuro di conflitto armato.
Cioè, se ti metti realmente a pensare, la mutual assured destruction assolutamente è un limite invalicabile. Non puoi iniziare una guerra sapendo che al primo stormir di fronde ti arriva un missile nucleare sulla testa, anche quando inizi con le migliori intenzioni di contingentare il conflitto a livello, per esempio, di armi tradizionali, tutti gli strateghi sanno che inizi con questi presupposti, ma poi rischi inevitabilmente la scalata del conflitto. Allora è un po' come se ci fosse un superio che impedisce l'azione del conflitto agito di tipo militare, e siccome le tensioni sottostanti ci stanno, da qualche altra parte si devono andare a esprimere. E quindi ecco che ci sono le tensioni economiche, finanziarie, valutarie, i cyberattacchi, le guerre contro terzi, le sanzioni all'Iran, che sì, magari il problema è in parte l'Iran, ma in parte anche dietro la Cina, perché poi dall'altro l'Iran è fornitore di energia fossile, quindi tu strozzi il rubinetto che poi può avere un effetto sull'economia, che poi ti permette con le sanzioni, con i dazi, di fare un round con i cinesi in cui magari abbassi ulteriormente lo sbilancio della tua bilancia commerciale. Quindi, come vedete, diventa tutto estremamente più complesso, no? E molti analisti continuano ogni tanto, quando scoppia qualcosa, tipo problemi con l'Iran, tutti a scrivere articoli, ah ecco, adesso ci sarà la guerra, e poi questa guerra non arriva mai ultimamente, perché appunto è molto difficile usare quella strada. Però questo non significa che non c'è conflitto, quindi chiaramente il conflitto va agito in altro modo. Questo a livello geopolitico. Poi ci sarà tutto il capitolo dell'Europa, ma penso che ne parleremo più avanti, e poi ovviamente anche all'interno dei singoli paesi, dove tra l'altro il conflitto appunto è anche funzione delle frizioni oggettive, delle distanze oggettive, e in questi giorni ci troviamo dentro un pandemonio che vedremo come andrà a finire, vedremo soprattutto quanto durerà, ma che probabilmente riporterà così in oggetto in maniera molto chiara che cosa fare per tenere unita una società che uscirà assolutamente disintegrata da questo tipo di esperienza. Ripeto, vediamo quanto sarà lunga e vediamo gli effetti che porterà, però pure lì si riproporrà in maniera assolutamente forte il problema del conflitto, che è stato fino ad oggi un po' seppellito, tacitato, messo sotto una coltre di polvere e anche poco raccontato, perché poi chiaramente i media svolgono un ruolo fondamentale, no? So, 30-40 anni fa capitava magari di vedere anche un servizio sulla televisione nazionale di quello che succedeva magari in certe fabbriche, in certe adesso il conflitto è diventato molto, il conflitto agito è diventato molto inelegante, per cui anche dove magari ci sono delle situazioni di questo tipo non vengono rappresentate, e quindi si ha l'impressione che vada tutto bene. Ecco, quello che sta succedendo in questi giorni penso che toglierà questa colla che è stata messa sopra l'esistenza oggettiva di faglie, e liberandone ovviamente tutta la potenzialità a volte anche distruttiva. Quindi vedremo. Quindi, tornando al discorso che facevi sull'utilizzo di categorie novecentesche per spiegare l'oggi, una cosa che ho visto spesso richiamare, un parallelismo che spesso si è fatto relativamente proprio al coronavirus, è, non so, l'assassinio dell'arciduca Ferdinando, che scatenò il primo conflitto mondiale. Allora, se Gavrilo Princip è il coronavirus, nel caso, chi potrebbe essere oggi l'arciduca Ferdinando, appunto? Sì, è stata noi non possiamo fare a meno di usare le analogie, no? Aiutano molto nella costruzione del pensiero. Però alle volte le analogie sono anche traditrici, perché le pere e le mele sono entrambe frutta, ma poi sono in realtà molto diverse. C'è anche un detto, no? Non mischiare le pere con le mele. E purtroppo le analogie prendono una struttura di relazione delle cose, e cambiando gli elementi, dicendo che sono analoghi, dicono beh, funzionano nella stessa maniera. In realtà non è quasi mai così. Ho letto un articolo proprio pochi giorni fa dicendo che il neoliberismo è il Gavrilo Princip, ma sì, sicuramente il neoliberismo
dopo coloro che sopravviveranno a tutta questa storia, sarà assolutamente trasformato e non riproponibile. Però volevo riprendere una cosa che dicevi prima, cioè le categorie novecentesche non sono solo quelle novecentesche, sono anche quelle ottocentesche. Quando si parla di moderno, io ne parlo in senso storico, il moderno inizia nel 500, non inizia nel 900. Perché bisogna, per esempio, gli stati-nazione, il ruolo dell'economia nella costruzione della società, in pratica il passaggio da medioevo a moderno è da un ordinatore religioso a un ordinatore economico, che poi si fissa, diciamo, nella gloriosa rivoluzione inglese del 1688. E poi tutti noi, molti di noi, sono spinti a parlare dell'Ottocento, la rivoluzione francese, il Novecento, la rivoluzione russa, le due guerre mondiali. E io tra le discipline che frequento più assiduamente c'è la storia, e nella storia questo lavoro delle radici, diciamo, dei fenomeni di lunga durata, per esempio nella scuola delle Annales francese, è il tipo di lettura prediletta, per cui non bisogna pensare alla modernità recente. Noi terminiamo un periodo molto più lungo, e quando diciamo che cambiano le cose, non è per piglio intellettuale, cioè non è che qualcuno si sveglia come col postmoderno, non si sapeva come aggettivare delle cose fuori descrizione, si è messo questo termine, che non è una categoria, perché se dice post significa semplicemente che viene dopo, ma non dice ancora che cos'è, quindi non intercetta i caratteri. E se ci fai caso, a partire dagli anni 70, 80, c'è questo sovrauso di questa desinenza per dire che le cose non sono più come prima, ma boh, chissà come sono, o chissà come stanno andando, in che direzione stanno andando. La cosa è molto semplice. Noi, i primi del Novecento, sul pianeta eravamo 1,5 miliardi, oggi siamo 7,5. Se riprendiamo la descrizione iniziale di sistema, se tu hai 1,5 miliardi di variabili, o hai 7,5 miliardi di variabili, o se prendiamo gli stati che nel 1950 erano circa 70 e oggi sono 200, quindi si sono triplicati. E se prendiamo le interrelazioni e vediamo che gli scambi internazionali commerciali dal 1950 al 1973 sono aumentati di 7 volte, ho detto 73, non ho detto globalizzazione, ho detto prima della globalizzazione. Quindi evidentemente c'è una matrice di reti internazionali commerciali che prescinde anche da tutta la narrazione che abbiamo fatto anche in sede critica di globalizzazione e via discorrendo. Ecco, tutto questo qua disegna un sistema completamente nuovo. E se questi 7,5 miliardi di persone si mettono, come è successo a partire dagli anni 80, tutti quanti a usare il modo occidentale, moderno per organizzare la società, soprattutto per organizzare l'economia, quindi scienza tecnica e capitale, e tutti quanti premono sulle risorse, e tutti quanti riproducono scarti, è chiaro che ti trovi in un mondo completamente nuovo. Allora, quando in ecologia si parla di antropocene, viene datato agli anni 50, oppure quando parliamo io parlo di era complessa e parlo sempre degli anni 50, è proprio perché dagli anni 50, in cui eravamo tra l'altro 2 miliardi e mezzo, oggi 7 e mezzo, quindi siamo triplicati in 70 anni. La cosa è molto semplice: se siamo in una stanza e siamo abituati a stare in quattro e ognuno fa il derviscio rotante, se ti trovi in 16 non puoi fare più tutti quanti il derviscio rotante. E quindi devi introiettare la situazione e dire: chi è che oggi fa il derviscio rotante? Ah, ma lo voglio fare io! No, ma io ci stavo prima, no, è il mio diritto. Uso la metafora del derviscio rotante per dire stili di vita che tendono a premere sugli altri e quindi creano frizione e quindi creano conflitto, piuttosto che premere sulle condizioni naturali, no? Ecco, tutto questo non è ancora molto raccontato, non è molto presente. Molti di noi sono ancora convinti che noi siamo in una fase terminale del secolo lungo, in cui no, siamo finiti in una faglia storica fondamentale, perché quando aumentano le varietà, triplicano, oppure quadruplano in un secolo, oppure triplicano in 70 anni, e aumentano enormemente le interrelazioni, sei in una inflazione di complessità. E la mentalità con la quale
non solo il mainstream, non solo la società, diciamo così, nelle sue forme costituite, ma a volte addirittura anche il pensiero critico usa delle forme di conoscenza che, ricordiamolo, sono state sintetizzate magari nell'Ottocento. Allora, Hegel diceva che la filosofia è il proprio tempo appreso nel pensiero. Ho capito, però se hanno appreso il loro tempo col pensiero nell'Ottocento, sarà stato relativo al mondo dell'Ottocento, no? Nel Novecento le due guerre mondiali hanno creato una grande bolla dentro la quale il pensiero non è andato molto avanti, e anche dopo la fine della seconda, delle due guerre mondiali, non è che abbiamo avuto questa esplosione di intelligenza e di conoscenza particolarmente significativa, no? Quindi le nostre forme anche di conoscenza, il modo in cui noi pensiamo, perché poi la società è fatta di gente che agisce, la gente agisce in base a ciò che pensa, le nostre forme di pensiero sono ancora ereditate dal Novecento, ma a livello di fondamenta più dall'Ottocento in realtà, e le nostre forme sociali, la società, lo Stato-nazione, il ruolo che l'economia deve avere nella società, provengono tutte da questo passato. Siccome non ci stiamo rendendo conto di quanto la situazione intorno a noi è radicalmente cambiata, facciamo una grande difficoltà a stare appresso anche solo alla descrizione, non dico all'analisi, se non addirittura alla diagnosi o addirittura alla prognosi, di una serie di fenomeni che facciamo molto fatica. Questo lo dico anche in senso autocritico, perché passare poi tutta la nostra vita sempre a criticare, sì, certo, c'è l'elite, il mainstream, e lo sappiamo, no? Allora, però non è che possiamo continuare in questo esercizio sterile che poi non modifica la realtà. Diceva qualcuno che la realtà poi alla fine deve essere, il pensiero deve anche aiutare a cambiarla, no? Ecco, allora dobbiamo farci anche un po' noi un discorso autocritico e di vedere con quali strumenti analizziamo le cose, se sono poi degli strumenti utili che ci aiutano non solo a capire, ma anche a portarci sulla strada del cambiamento. E quello che sta succedendo in questi giorni apre una grande finestra di possibilità di cambiamento. Ecco, cerchiamo di non sprecarla, cerchiamo di non passare i prossimi 20 anni a raccontare come l'elite si è approfittata di una crisi per poi inventarsi un'altra cosa, perché al di là della soddisfazione di scrivere qualche libro sul quale poi non ti dà da mangiare, mi sarei pure un po' stancato di fare questo elenco delle sconfitte, no? Chiarissimo. E appunto, allora veniamo a circoscrivere il quadro, parliamo dell'Europa in particolar modo, come sfera di civiltà, che sta rivelando un suo atavismo. Cioè, in questo momento di grande dramma collettivo, e in particolar modo per noi italiani, i francesi continuano a comportarsi più che mai da francesi, i tedeschi sono tedeschi all'N e noi italiani frammentati, divisi ed entropici continuiamo a essere italiani. Questo pone una questione con la configurazione dell'Unione Europea o comunque della nostra sfera di civiltà. Non è che sono state messe insieme troppe diversità in poco tempo e nel modo errato? Tu ipotizzavi, non solo tu, invece una, diciamo, una separazione che oggi sembra quasi essere già una frattura in essere tra latini e altri, sostanzialmente. Mi puoi argomentare questa divisione eventuale e se può essere una faglia o di frattura o invece una soluzione per evitare la frattura? Il discorso sull'Europa ovviamente è molto, molto, non solo complesso, ma anche complicato, e i due termini non sono equivalenti. E bisogna fare palla. Io c'avevo un professore di disegno alle elementari, che all'ora di disegno noi facevamo le cose con la plastilina, e lui camminava in silenzio alle nostre spalle, tu sentivi, ti sentivi osservato, poi lo guardavi. Era sardo e lui faceva fare palla, nel senso rinizia da capo. Ecco, noi dobbiamo fare palla e riniziare da capo a approcciare il problema. E dunque, il problema dell'Europa è che tu non puoi prendere 27 paesi eterogenei e dire adesso facciamo una cosa insieme. Sei pazzo scatenato, nel senso che non esiste nel modo umano di agire, voglio dire, la stessa modernità, Galileo e Cartesio ci dicevano: prendete un problema molto complicato e spezzettatelo in pezzetti
cercate di ridurlo fino a che non arrivate a qualche cosa di maneggiabile, di conoscibile. E tra l'altro questo è il riduzionismo che va anche un po' in conflitto con i principi della complessità. Però come prima fase ha un suo senso, no? Come fai a mettere insieme 27 cose diverse per fare una cosa assieme? Cioè, questa è una di quelle follie del pensiero, perché noi poi dopo commentiamo le cose a posteriori, per cui caduto il muro di Berlino, ci siamo ritrovati questi dell'Europa dell'Est, vabbè, no? E se segui questo filone qua, arrivi da qualche... Ma se tu inizi da capo, ma a nessuno verrebbe in mente di mettere 27 eterogeneità, incominci ad unire le cose che possono stare, diciamo così, meglio insieme. Allora, qui poi si tratta di capire qual è l'ordinatore del gioco, cioè che gioco stiamo giocando. Se facciamo un'unione economica e poi dopo diventa valutaria e facciamo quello che hanno fatto. Se facciamo un'unione militare, quale si era sul punto di fare nel 1953, mi sembra, quando la proposta francese è andata e votata e approvata dal Parlamento belga, del Lussemburgo, dell'Olanda e dal Parlamento tedesco. Cioè facciamo una forza militare comune, perché visto che la guerra si fa con gli eserciti, se abbiamo tutti lo stesso esercito non possiamo farci la guerra, no? Era poi quello che diceva Kant, perché poi la gente viene citata a sproposito, cioè da cosmopolita. Insomma, il progetto della pace perpetua, alla fine, in modo kantiano, quindi non semplice, ma alla fine all'osso diceva questo, no, ci siamo sempre fatti la guerra, mettiamo gli eserciti assieme, così non possiamo farci più la guerra. Non si capisce perché questa proposta francese, approvata già da i belgi, gli olandesi, e Lussemburgo e la Germania, e doveva essere approvata anche dall'Italia, l'avrebbe approvata, quando va poi a essere votata nel Parlamento francese, viene messa all'ordine del giorno, mi sembra un 28, un 29 agosto, e viene bocciata per 3 voti. Se si fosse fatta l'unione militare, probabilmente poi dopo, innanzitutto avremmo scoperto che cos'è avere un Ministero della Difesa assieme, per cui, no, per esempio, mettere in comune la mentalità delle relazioni internazionali e della geopolitica, e si sarebbe verificato se era possibile o non possibile, o forse magari durante i decenni avremmo incominciato a fondere una mentalità comune su questo aspetto, e magari non si sarebbe ritenuto necessario l'altro, che è quello economico. Allora, unirsi per fare cosa? Se un'unione alla fine non deve incorrere nei problemi che ha l'Unione Europea, cioè che non è democratica, se deve essere democratica deve essere politica, no? Perché per fare una cosa democratica ci vuole un Parlamento, le elezioni, un primo ministro e bla bla bla. Ora, come fai a fare una cosa politica con dei soggetti che sono troppo eterogenei rispetto a te? E per eterogeneo intendo storia, cultura, retaggio della religione, modi di vivere, sistema dei valori, cioè si tratta di andare a vivere assieme, no? È come quando fai coppia, sono delle donne bellissime con le quali però poi finisci che se vai in quarantena ti ammazzi, e magari invece delle persone con cui riesci a convivere molto meglio perché hai dei valori in comune, degli interessi in comune. E quindi se uno deve uscire fuori una serata sceglie delle persone, ma se ci deve vivere insieme 40 anni, 50 anni, condividere la vita, ne sceglie degli altri. E quindi qui le culture diventano fondamentali, non è una questione intellettuale, è una questione basica, cioè se tu devi fare un'unione politica la devi fare con chi condivide, non completamente, ma insomma in cui ci sono certi gradi di omogeneità, e indubbiamente i popoli latini mediterranei hanno certi gradi di omogeneità perché hanno una lingua che deriva dallo stesso ceppo. Adesso non è che vorrei mettermi a citare l'importanza delle, ma noi pensiamo con la lingua che abbiamo, quindi anche i nostri concetti derivano dalla lingua, no? Oltre a tutto ciò che esprimiamo. Bene o male sono tutti paesi cattolici, anche se oggi la religione è ortodossi, come nel caso dei greci, ma insomma con un certo tipo di interpretazione, conviviali, attenti al cibo, che hanno certi modi di approcciare anche la qualità della vita, il buon vivere. Diciamo che questa idea viene espressa da Alexander Kojève, che poi era un filosofo francese, anche se di origine russa, che però era anche funzionario del Ministero degli Esteri, in una nota, cioè in un
diciamo così, un libello che manda, che deve inviare a De Gaulle, e parla appunto dell'impero latino. Ma c'è un intero capitolo sull'arte di vivere latina, in qualche modo, ripeto, ma non per fare poesia, perché si tratta di andare a vivere assieme, cioè poi bisogna scegliere di fare determinate cose, si hanno delle priorità, no? Ora, gli olandesi in questo momento hanno 480 morti e sono un settimo della popolazione della Germania, cioè il coronavirus in Olanda sta avendo degli effetti disastrosi. L'Olanda non ha fatto minimamente nessun tipo di lockdown. Del resto hanno anche l'eutanasia, hanno probabilmente un rapporto con la morte diverso, hanno un problema, un rapporto diverso con la terza età, sarebbe da indagare. Che cosa vuoi fare assieme, no? Con questo popolo? Ma dico, non per criticarli, qui non si tratta di criticare, si tratta di dire: devo fare una società, con chi faccio la società? Faccio la società con quelli con cui litigherò comunque, discuterò comunque, ma cerchiamo di diminuire, diciamo, l'elenco dei punti di frizione, e soprattutto che su alcune cose fondamentali abbiamo un comune sentire. Quindi io sarei sicuramente, lo sono, diciamo, io ho cominciato a scrivere, a studiare il problema dell'Unione Europea Mediterranea 6 anni fa, credo, sul mio blog, dalla stimolazione che aveva dato Kocev. Quindi non è una cosa contingente che parte da non funziona l'Unione Europea, che facciamo? Perché poi, tra l'altro, partiva anche da un'altra considerazione. Allora, l'Unione Europea non funziona e va bene, però anche l'idea di ritornare agli Stati-Nazione, attenzione, perché gli Stati-Nazione nati nel 500 sono nati in un mondo di 600 milioni di persone e nascono per determinate ragioni, prevalentemente di conflitto interno all'Europa. E oggi noi abbiamo l'India 1.400 milioni, scusate, la Cina 1.400 milioni, l'India 1.300 milioni, 330 milioni di americani, l'Indonesia che sta crescendo molto velocemente, che le statistiche dei prossimi 30 anni danno come una delle economie, credo la sesta economia al mondo, Price Waterhouse e Coopers, questo predice il 2050, e sono 250 milioni, sono 400 milioni in Nigeria, cioè si va verso un mondo, il mondo multipolare è un mondo anche molto complesso, come quando in Europa, prima della prima guerra mondiale, c'erano 7 imperi, no? C'erano 7 giocatori. Quindi noi veniamo dalla guerra fredda con 2, poi qualche americano un po' sbarazzino ha detto che c'era la fase unipolare, che non è vero, ma insomma addirittura 1. Ecco, adesso ci troveremo con la serie A delle potenze, in cui perlomeno ci saranno Stati Uniti d'America, sia come potenza economica che come potenza militare, la Russia come potenza militare e la Cina come potenza economica, con delle economie di scala, delle capacità di ricerca e poi dopo anche di innovazione, di consumo interno. Insomma, le multinazionali sono americane perché quando fai una compagnia in America c'hai 330 milioni di clienti potenziali, no? Fai una compagnia in Cina, c'hai 1.100 milioni, è chiaro che quella diventa la principale compagnia, se non altro a livello quantitativo. Economia di scala, investe in ricerca, basta, non la chiappi più. Cioè, in Grecia, che so, 15 milioni, più che fare la feta, che cosa vuoi che facciano, insomma? Per cui dobbiamo appunto ragionare e al mondo attuale e al mondo che si creerà fra 30 anni, perché nella numerica che prima dicevo, non scordiamoci che fra 30 anni saremo 10 miliardi, e non perché ci stiamo riproducendo più del necessario. Ormai l'indice di riproduzione è 2,3, quello di sostituzione è 2,1, è semplicemente che quello 0,2 applicato a 7,5 già ci dice che arriveremo a 9,3, 9,5, 9,7, dipende, ci sono diverse proiezioni, diciamo 9 miliardi e mezzo, facciamo 10 cifra tonda. Ecco, quello è l'ambiente a cui noi ci dovremo adattare. E con cosa ti vuoi adattare? Con un paese di 60 milioni? Attenzione, perché quando ci saranno i conflitti nel Mediterraneo, tu che marina militare hai? Che armi hai? Quando devi trovare la cura per il vaccino, tu che ricerca hai? Come l'hai finanziata? Quanto hai sviluppato? Che tipo di fabbriche c'hai per produrre tutte le cose che ti servono? Perché ormai abbiamo capito che la prossima volta non ci possiamo far prendere in castagna con le catene del valore spatafiate in tutto il mondo, che poi si blocca tutto e ti ritrovi che
qui, fra una settimana, 10 giorni, cominciano a mancare i pezzi di ricambio e tutta la catena della produzione che incomincia ad andare a casino. Non vorrei fare predizione catastrofista, speriamo di no, ma ragazzi, i porti sono chiusi, i porti chiusi un altro mese, altri 2 mesi, e dopo ci accorgiamo, come gli americani, che stanno accorgendo che il 70% dei medicinali americani vengono dalla Cina. Ci renderemo finalmente conto di che cos'è l'interdipendenza. Quindi dobbiamo creare dei soggetti che siano resilienti per poter vivere in maniera adeguata i prossimi 30 anni. Quindi l'idea dell'Europa mediterranea nasceva da queste due coordinate, sia che l'Europa non funziona più, ma attenzione, dobbiamo comunque ragionare nella prospettiva dei prossimi 30 anni. E l'Europa latino-mediterranea sarebbero 200 milioni di persone, sarebbe la terza, già oggi è la terza economia al mondo. Quindi sì, non c'è la Germania, probabilmente se ha una moneta comune, poi sarebbe un processo, no? Si tratta di incominciare a parlarne, a discuterne anche con gli spagnoli, con gli intellettuali francesi, portoghesi, greci. Però io lo vedo una prospettiva necessaria, non per ripiegare da un'Unione Europea che non funziona, tanto quella non funziona e probabilmente si scioglierà anche, visto ieri si sono presi a pesce in faccia, stavo leggendo Costa, primo ministro portoghese, che ha definito il discorso del premier olandese disgustoso, insomma stiamo andando abbastanza sul pesante, non solo per quello, ma perché dobbiamo fare i conti con la realtà di oggi e con la realtà dei prossimi 30 anni. Chiarissimo, in questo periodo che si apre su un ignoto che comunque appare in un modo o in un altro più potenzialmente pericoloso, qualsiasi cosa esso significhi, quale secondo te è il paese, qual è la fisionomia di un paese candidato a una forte tensione interna o addirittura a una potenziale guerra civile, che devo dire in certi paesi è una vibrazione che a livello culturale c'è e comincia anche a palesarsi. Faccio il caso francese, dove sono tanti ormai i testi che parlano apertamente o in chiave narrativa o in chiave saggistica di guerra civile sul suolo francese. Sì, sicuramente come hai ben individuato, la Francia è un soggetto da questo punto di vista ma critico, perché è fatto da diverse faglie, nel senso che in Francia c'è la Francia latina e la Francia carolingia, quindi quella del centro-sud e quella del centro-nord, e sono proprio due mentalità diverse. E poi ci sono tutti i problemi sociali che sappiamo, ci sono i problemi etnici, hanno una percentuale di popolazione straniera veramente molto importante, che tra l'altro, quando vai a vedere gli indici demografici, la Francia ancora, diciamo, in qualche modo produce figli, ma in realtà il 95% di quell'indicatore è fatto dalla comunità musulmana, perché loro si riproducono, mentre invece i francesi di etnia occidentale no, come peraltro in Germania, come peraltro in Italia, eccetera, eccetera. E quindi sì, è un paese che rischia molto da questo punto di vista, dipende dalle condizioni di possibilità che riuscirà a procacciarsi. Purtroppo penso che Macron da questo punto di vista non sia il miglior presidente che gli poteva capitare, perché chiaramente sappiamo come nasce Macron politicamente, ideologicamente, e non è per conto anche di quali tipo di elite. Ecco, questo mi pare tutto un progetto vecchio, nel senso che oggi la Francia già oggi, ma sempre più, sarà alle prese, cioè Macron, se non trova i soldi, come peraltro noi o come peraltro la Spagna, tutti i conflitti che hai accennato, dei gilet gialli piuttosto che l'etnia musulmana, decuplicano, perché se tu in una condizione del genere, chi dopo sopravviverà, comunque ci saranno problemi di lavoro, di sicurezza, di garanzia, di assistenza sanitaria, eccetera. Servono un sacco di soldi che purtroppo in Italia, non stampandoli, perché la BCE non è prestatore di ultima istanza, e chiaramente mettono, cioè Trump sta facendo anche tanti altri errori, insomma, quantomeno ha capito che se non trova 2.000 miliardi in fretta e furia, lì succede il pandemonio, no? E quindi tutti più o meno stanno incominciando a fare questo tipo di ragionamenti. Da noi purtroppo siamo così legati dentro a questa struttura abbastanza assurda, che è nata negli anni 90, quando le cose andavano bene,
facciamo l'euro, facciamo il mercato comune, eccetera, eccetera. Già si è visto nel 2008 come ha reagito in maniera inadeguata e vie più stiamo vedendo come sta reagendo in questa situazione. Per cui la Francia si troverà sicuramente in dei problemi. Bisognerà vedere che tipo di dinamiche ci saranno e che tipo di soluzione. Siamo anche in una fase che potrebbe aprire a completamente nuove persone, nuovi personaggi, anche nuove ideologie, perché poi quando la società rischia di crollare, cioè quando la società rischia il disordine, ricordiamoci che le società umane nascono per ordine, per creare ordine, se no ce ne stavamo ognuno bello singolo nello stato di natura a cacciare. Conviene stare in società perché ci proteggiamo, produciamo più di quanto ci serve, bla bla bla. E quindi sappiamo che quando le società vanno in crisi, come è successo nei primi Novecento, infatti si vengono fuori delle richieste di ordine, purché sia, perché per il singolo è fondamentale avere un ordine, perché dà la prevedibilità della vita, no? E quindi quello che sta succedendo disordinerà molto. Società già disordinate da questioni economiche, il neoliberismo, problemi etnici, eccetera, eccetera. Bisognerà vedere che tipo di esito ci sarà, perché potrebbero anche nascere delle nuove energie o delle nuove unità, in cui la società messa davanti non alle chiacchiere, perché andiamo incontro a problemi concreti gravi, per cui quello che si poteva dire anche in analisi critica un anno fa, oggi prende un altro aspetto, perché quando le persone non hanno i soldi per mangiare, ripeto, le chiacchiere stanno a zero e le reazioni possono diventare anche estremamente dure, concrete, violente. E quindi qualcuno cercherà ovviamente di trovare una soluzione a quadrare questo cerchio, però oggi sono imprevedibili, non riusciamo a vederle perché siamo dentro il fenomeno, diciamo. Loro sicuramente hanno questo tipo di problemi. Poi sai, voglio dire, il Regno Unito, questi paesi che mettono unito in ditta, nel nome in ditta, cioè tipo Regno Unito, Stati Uniti, tutto sono meno che uniti, no? Perché è ovvio che se lo dici evidentemente c'è un problema. E quindi la questione scozzese, la questione irlandese, il Galles, il rapporto città-campagna all'interno della Gran Bretagna, la Spagna con i localismi, la Catalogna, ma addirittura la Germania. Stavo leggendo stamane del governatore di un Lander che ha scritto a Xi Jinping, chiedendo a Xi Jinping di mandargli delle tute per i medici, eccetera. O un tedesco che invece di che scrivere alla Protezione Civile o al Robert Institute o addirittura al governo, scrive a Xi Jinping. Quindi la struttura federale tedesca, che fino ad oggi è stata estremamente virtuosa e in grado di fare molte cose perché era forte la Germania complessivamente, oggi sta dimostrando dei limiti. I tedeschi non riescono ad affrontare il problema del coronavirus, non si sanno neanche, avrete visto, insomma, cominciano a uscire articoli dappertutto, io vi ho dato un contributo sull'incredibile bassa percentuale di morti che dichiarano i tedeschi. Non è possibile che abbiano quei morti, ce l'hanno sicuramente di più. Ora, siccome non posso pensare che scientemente non li comunicano, e in effetti quando approfondisci vedi che il singolo ospedale deve mandare il dato al Lander, che deve mandare il dato al centro, che poi lo dà al Koch Institute, e in questa catena dove c'è molta libertà, perché il federalismo presuppone una devoluzione anche dei poteri, delle procedure, eccetera, e quindi stanno scoprendo che tutta sta macchina non funziona in situazioni di emergenza. Che quando tu sei in situazione di emergenza riporti tutto al centro e a un uno che deve decidere, perché se aspetti che tutta la macchina si metta in armonia vai a sbattere. Quindi vediamo dopo chi avrà i maggiori problemi di tensione sociale, sicuramente la Francia, però penso che anche gli altri, se non si trova una soluzione, soprattutto escono fuori energie nuove, energie sociali, intellettuali nuove, perché c'è da costruire il futuro dei prossimi 30 anni. Quindi non la parte, diciamo così, ideale, narrativa dell'analisi che si può fare domani deve andare a scontrarsi con i dati duri di realtà, deve produrre soluzioni reali. In questo contesto di fragilità europea, ripeto sempre, come sfera di civiltà,
gli attori extraeuropei, che poi in certi casi sono anche intraeuropei, pensiamo alla NATO, ma non solo, come potrebbero agire o già agiscono, perché di fatto l'Europa oggi è un crocevia, comunque a causa della globalizzazione, della presenza di comunità straniere e di interessi stranieri che a volte afferiscono anche alle stesse comunità straniere, penso ai sauditi e ai salafiti in Francia. Assolutamente, infatti l'Europa rischia di diventare il cadavere anziano con intorno tutte le giovani belve che ne strappano parti, perché non ha una sua unità di intenti e anche di capacità difensiva, si è illusa, diciamo così, di poter vivere il resto della propria vita secondo i paradigmi economici del mercato, un certo modo di intendere la moneta, con una popolazione estremamente anziana. Noi sotto di noi abbiamo un continente che oggi segna 1,5 miliardi di persone, fra 30 anni saranno 2,5 miliardi e avranno l'età media di 17 anni e noi avremo l'età media di 47 anni e saremo circa 400 milioni. Ora, le chiacchiere sull'Africa anche qui stanno a zero, nel senso che se l'Europa continua, l'Europa come collezione di stati europei, alcuni in prima persona come la Francia, con la Françafrique, ma la Gran Bretagna storicamente anche, eccetera, eccetera, continuano a permettere che Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, i turchi, i cinesi, gli indiani, gli americani, gli inglesi e i russi vadano lì a manipolare le dinamiche interne al continente, per sfruttarne la terra, le risorse, quello che vi pare, e noi ci ritroviamo con 2,5 miliardi di 17enni che muoiono di fame. Per cui poi i discorsi sulla società multiculturale, no, chiudiamo i porti, affondiamo i canotti, diventa surreale, perché ti ritrovi con una dimensione del problema, ripeto, concreto, reale, che è sproporzionato rispetto alle tue capacità di capire cosa sta succedendo e soprattutto anche di farvi fronte. Quindi i discorsi che prima si facevano sul che fare in Europa sono dipendenti anche da questo, no? Cosa vuoi, gestire il problema africano come Italia? Non è un problema dell'Italia, ovviamente, sempre poi in competizione con la Francia, perché Total, perché l'Eni, i pozzi in Libia, eccetera, eccetera. Che davanti hai anche medie potenze, tu hai citato l'Arabia Saudita, che ufficialmente, o gli Emirati Arabi Uniti, che ufficialmente gli Emirati Arabi Uniti danno tutta l'aviazione, no, a Haftar, o ufficiosamente, con tutto quello che abbiamo visto con l'ISIS, che chiaramente, come l'ho studiato io a partire da 3-4 anni fa, sin dall'inizio, è chiaramente un fenomeno pilotato dai servizi segreti dell'Arabia Saudita. Quindi ti ritrovi con degli attori forti, molto forti economicamente, difficili a tua volta da colpire, con cui tu sei imbricato in interesse, perché comunque l'energia è bla bla bla, dove il tuo protagonismo geopolitico è zero, perché tu non è che puoi decidere in Italia di fare qualcosa con l'Arabia Saudita quando Macron va e apre il Louvre agli Emirati Arabi Uniti, e quindi il nostro destino rischia di essere, diciamo così, ancora più difficile, ancora più confuso se continuiamo a agire così in ordine sparso. E sicuramente tutte queste potenze agiranno in qualche modo, perché ognuno cercherà di scavarsi le sue migliori condizioni di possibilità. Quindi, se vuoi erodere quote mercato all'Europa, noi oggi siamo già dipendenti su, per esempio, su tutte le nuove tecnologie. Ma insomma, ma te pare a te che in Europa non abbiamo internet, si basa su dei server centrali, si chiamano server alfa. I server alfa di Internet stanno negli Stati Uniti d'America. Domani gli Stati Uniti d'America decidono di chiudere il server Alfa, io e te non parliamo più, non funziona più. Facebook, Twitter, ci sono interi ospedali, fabbriche che vivono di interconnessione. E noi non siamo, diciamo così, non abbiamo la possibilità di avere una proprietà europea di questa nuova infrastruttura. Non abbiamo un motore di ricerca, regaliamo i dati agli americani e via di questo passo. Quindi purtroppo le cose da fare sono tante, abbiamo un grande ritardo nel pensiero, tutti quanti, chiaramente. Si capisce quelli che, come dire, campavano perché erano il vertice del sistema precedente, ma anche il pensiero critico, si deve emancipare
dalla dialettica hegeliana, per, diciamo, il contrario di quello che dicono loro. Noi non dobbiamo guardare loro, dobbiamo guardare la realtà e dire: questa realtà è fatta così, 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 io farei questo, 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 questo. Prendendo anche delle competenze che magari molti non hanno, da qui la complessità, perché tu non puoi parlare solo di monete, mi stava per uscire un'imprecazione, non puoi parlare solo di classi sociali, non puoi parlare, poi arriva un altro e parla solo di geopolitica, e poi arriva un altro e te parla solamente di internet. Nella realtà tutte queste cose sono intrecciate assieme. Come fai ad arrivare ad una sintesi? Come fai a definire le priorità se uno non ha l'elenco di tutti i punti e dice: ok, questo lo metto per primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e condividerlo con gli altri? Quindi purtroppo siamo molto in ritardo, e questo è l'aspetto più preoccupante. Allora, l'ultima domanda, poi dopo eventualmente lascio a Edoardo se ha qualcosa da aggiungere. Stiamo vivendo una situazione sicuramente epocale, anche perché collettiva, ma collettiva a livello globale. È forse il vero fenomeno globale che stiamo vivendo. E nel nostro mondo, secondo te, che effetti psicologici potrebbe avere? Penso ad esempio a leggere un articolo francese sul ritorno del senso del tragico, cioè anche della esistenza della morte, che si ricollega poi all'ipotesi del conflitto. Cioè... Già, si lega anche all'ipotesi che siamo molto vecchi, e quindi magari se invece di mettersi i jeans a 65 anni e far finta di essere ragazzini, ce ne rendiamo anche un attimo conto di cosa abbiamo davanti allo specchio, sarebbe già un passo avanti. Dunque, per quanto riguarda come ne usciremo, diciamo così, psicologicamente, prima di registrare citavate Cardini, no? Ecco, se ci facciamo raccontare da Cardini cosa fu la peste del 300, salvo che a livello epidemiologico era un'altra cosa, aveva un altro tasso di mortalità, però... Io ho appena finito un libro, la modernità comincia da lì, nel senso che nella peste del 300 in 5 anni morì un terzo della popolazione europea. Ma al di là dello shock della morte, per cui chiaramente una grande proliferazione di teschi, no, di atmosfere anche molto cupe, o di reazioni da fine dei tempi, per esempio ci sono degli storici che dicono: guardate che la macchina da stampa, che sappiamo quanto ha rivoluzionato il mondo, in realtà metteva insieme delle conoscenze che provenivano dalla Cina, si rese necessaria perché erano morti tutti gli amanuensi, cioè le grandi innovazioni tecnologiche vengono fuori dai grandissimi shock. E la peste del 300 determinò uno shock fondamentale, perché prima la società era basata su un principio religioso. Tu capisci che se ti guardi in giro e vedi che muore un terzo della gente, muoiono le vergini di 18 anni, come i vecchi, come i preti, come i principi e tutto quanto, e la Chiesa l'unica cosa che sa dire è: andiamo tutti in chiesa e preghiamo, e tra l'altro scambiandosi il bacillo in quel caso, quello è un fallimento dell'ordinatore, cioè l'ordinatore che ordina la società fallisce perché va incontro a una catastrofe. Allora, il nostro ordinatore economico, e visto che fallisce, perché oggi capiamo che il mercato da solo questo problema non lo risolve, e quindi c'è bisogno di più Stato, e quindi tutta una serie di cose che prima dicevamo a livello ideale adesso diventano, in questi giorni c'è una galleria, no? Gente che... keynesiani da tutte le parti, helicopter money, redditi di cittadinanza, cioè prima i primi giorni dell'epidemia Renzi diceva che la cosa più importante in Italia era togliere il reddito di cittadinanza, cioè per dirti che certe persone come ragionano, no? Adesso in tutto il mondo arriva Trump: sì, te do $1,200 per 3 mesi, ma poi vedrai che te ne do anche 2,000, eccetera, eccetera. Quindi sta cambiando tutto da questo punto di vista. Vediamo se pro tempore o poi, diciamo, anche con effetti duraturi. Quando le società ricevono questi grossi scossoni, dopo si aprono nuove fasi, ma veramente radicalmente nuove fasi. E quindi è tutto abbastanza impredicibile. Da una parte preoccupante, dall'altra parte potrebbe essere anche molto molto stimolante, perché c'è da poi ricostruire un mondo, da reinventarsi un modo di stare al mondo. Certo, noi non possiamo continuare a lavorare tutti 8 ore al giorno, ragazzi.
L'accordo sull'orario di lavoro di 8 ore al giorno risale al 1919. La gente non si rende conto, cioè sono passati 101 anni, la produttività è aumentata di non so quante volte, adesso c'è l'industrializzazione 4.0, ma come pretendi di dare lavoro a tutti 8 ore al giorno? Ed era una, diciamo, una priorità di fino a 800, anzi penso che fosse della seconda internazionale, correggimi se sbaglio. No, il movimento operaio nasce ma va avanti parecchi anni solo su questa istanza, cioè la diminuzione dell'orario di lavoro, che se vogliamo poi parlare di politica e di democrazia, la democrazia presuppone un livello di conoscenza delle cose, di partecipazione, e lo stiamo vedendo in questi giorni in cui c'è della gente che sta sclerando su Facebook dicendo delle cose su sta storia del virus che c'è da mettersi le mani nei capelli, sia dalla parte, diciamo, della comunicazione ufficiale, ma anche di molta presunta comunicazione alternativa. Cioè, purtroppo stiamo scoprendo che c'è un tasso di ignoranza medio della complessità delle cose, non voglio esagerare usare questo termine, ma come fai a decidere del MES se non sai cos'è il MES, o dell'euro se non sai che cos'è l'euro, oppure di con chi mi vado a unire se arriva l'economista che ti sta parlando di fare società con Tizio e Caio perché il loro bilancio, e non tiene conto che invece la storia si fa con le persone, con la carne, con la psiche, per cui non puoi fare, no? E quindi c'è da fare grossissimi investimenti da questo punto di vista in termini di conoscenza per poi far funzionare una democrazia. C'è bisogno di tempo. Quindi prima non c'è lavoro per tutti, è inutile che continuiamo a prendere. Quindi a parità di salario, cioè con un salario che ti permette come minimo di sopravvivere in maniera dignitosa, poi lavorerai 5 ore, 6 ore, 4 ore, 3 ore, eccetera, eccetera. Cioè, sono tante le trasformazioni che vanno fatte. Adesso saremo obbligati, prima potevi scrivere un intero libro sulla decrescita felice o sul problema ecologico, uno lo leggeva e poi l'indomani arrivava, lo finiva in genere la domenica e l'indomani tornava a lavorare. Ora tutte queste cose le dovremo mettere assieme perché saranno assolutamente necessarie. Se il mondo aveva il 330% di indebitamento, vuol dire che noi vivevamo in una bolla di pezzi di carta che facevamo finta di dire che avevano certi valori. E queste dichiarazioni formali stavano nei bilanci delle società. Oggi le società stanno fallendo tutte. Non tutte, ma insomma la stragrande maggioranza. Facebook ha chiesto il bailout perché non incassa più di pubblicità. Facebook, Google, immagina quelli che producono auto oppure quelli che producono telefonini. Ma chi torna più a comprarsi un telefonino l'anno? Ciao, è finita, quel mondo è finito. Allora, la ricchezza da cosa è determinata? Perché se è determinata dalla finanza e la finanza non riprenderà ad avere il ruolo che aveva prima, e torniamo a parlare di economia reale, scoprirai che l'economia reale in Occidente non funziona più già dagli anni 70. Il neoliberismo non è una botta di cattiveria che si sono presi coloro che volevano accumulare capitale, in qualche modo è stata da parte degli Stati Uniti d'America. Quando Nixon ha preso la decisione nel 69, era il gioco forza, perché non reggeva più, già allora, a livello di concorrenza internazionale. Se ti faccio vedere la crescita, la curva della crescita del PIL americano negli anni 60, gli americani crescevano mediamente del 2,3-2,4%. In tutto il mondo, noi eravamo miracolo economico, Wissenschaft tedesco, Trend Glorious francese, ma tutto il mondo in media cresceva del 4-4,5%. Se quelle linee tu le portavi a 30 anni, gli Stati Uniti perdevano la leadership del mondo già allora. Quindi hanno deciso di fare fiat money anche per questo motivo. Abbiamo del lavoro arretrato da fare, questo mondo è già cambiato da 70 anni, noi però non abbiamo, come dire, percepito esattamente in che modo è cambiato. Quindi abbiamo molto lavoro da fare a reinterpretare il nostro mondo e a cambiare anche i quadri, i nostri apparati di conoscenza con i quali facciamo le analisi, e dobbiamo fare presto perché dobbiamo adattarci a un mondo completamente nuovo. Questo è un po' il punto critico. Questo ricorda un po' sotto le paglie dei conflitti di cui parlavi te. Che diamo questo ricorda un po', io ho una formazione da antichista, mi ricorda la fine del tardo bronzo, c'era una società basata su palazzi e bronzieri che erano figure, era una elite quasi sacrale, poi arrivano, c'erano già le armi
di ferro, arrivano i popoli del mare e distruggono praticamente quasi tre imperi. Quindi, insomma, siamo un po'... facciamo questo parallelismo, ma non è improprio, secondo me. No, assolutamente. Imprese come la vostra, tutti coloro che hanno ancora voglia, tempo e energia di investire nella conoscenza, nello scrivere, nel leggere, nello studiare, nel dibattere. E oggi, secondo me, questa è la priorità assoluta, perché prima di fare qualsiasi cosa bisogna pensare e pensare correttamente, e abbiamo da recuperare parecchio in termini di pensiero e di conoscenza. Quindi quanti più blog, riviste, momenti appunto anche di riflessione o anche di dibattito tra diversi studiosi di diverse discipline si riescono a mettere in piedi, e tanto più questo ha un valore concreto, non solamente astrattamente intellettuale, che è assolutamente necessario. Quando bisognerà fare, bisognerà agire in base a un pensiero che noi non abbiamo. Allora, io ti ringrazio, passo la parola ad Edoardo, se vuole aggiungere qualche cosa. Spero e confido che avremo altre occasioni di parlare con te, perché oggettivamente è molto interessante avere uno sguardo sulla complessità. Noi che siamo comunque tutti, chi più chi meno, abituato a vedere in modo un po' binario. Io per primo, insomma. Grazie a voi. Grazie. Allora, ringraziamo Pierluigi Fagan. Io gli darei l'ultima parola rispetto a una mia ultima sollecitazione, se possibile. All'insegna della teoria della complessità, nell'esperienza che stiamo facendo, anche rispetto a tue riflessioni precedenti, perché noi abbiamo vissuto, ad esempio, nei mesi precedenti una, come dire, esasperazione di temi ambientali che alla fin fine si dimostrano comunque in merito alle problematiche del nostro mondo effettive, ma poi molto spesso casomai mal poste o mal interpretate. Invece in senso proprio, effettivamente, a me sembra che la tua riflessione riguardi in maniera profonda il processo di civilizzazione e quindi di un problema non indifferente che è il rapporto tra natura e cultura. Ecco, alla luce della teoria della complessità, molte delle cose che tu hai detto possono rispondere a un criterio che attiene nell'esperienza che stiamo facendo della necessità del senso del limite. Cioè, il limite, indipendentemente dalla percezione del rapporto con la sofferenza ed eventualmente la morte, perché comunque stiamo osservando che questa pandemia, come dicevi tu prima, non ha delle implicazioni tali da... Però il senso del limite e il senso del limite legato a una visione olistica, cioè dove la totalità sia superiore alla somma delle singole parti, può essere effettivamente un filtro culturale, direi, di mutamento di paradigma che sia spendibile sui vari livelli che tu hai descritto, e quindi di una ecologia che non sia un ambientalismo, ma che sia una lettura di un nuovo equilibrio, direi addirittura antropologico, tra cultura e natura. Ma tu hai citato tutte le cose che sono i fondamenti della cultura della complessità. Quella della complessità è una cultura, non è una teoria. La teoria, cioè esiste solo una teoria della complessità ed è in campo matematico. È una cultura perché discende da un paradigma della conoscenza, quindi informa tutte le discipline. E tutto quello che tu hai citato fa parte dei fondi della cultura. La frase "in un mondo finito chi pensa che una crescita economica possa essere infinita, un pazzo o un economista", l'ha detta un economista della complessità, uno dei fondatori, diciamo, del pensiero economico complesso negli anni 50. L'ecologia, tutta la disciplina dell'ecologia, muove i suoi passi in parte dalla teoria dei sistemi, dal concetto di feedback che è all'interno della cibernetica. La visione olista, alla fine, olistica, è una visione sistemica. Dunque l'olismo in quanto tale alla fine giunge semplicemente all'impressione che tutto è uno, che è un po' vago, no? Mentre invece il riduzionismo, il determinismo ha preso questi mondi tutti uniti, rinascimentali, li ha spezzettati per andare a vedere le singole parti, quali erano e come funzionavano.
Ora si tratta di rifondere queste due tradizioni, cioè vedere la cosa tutta insieme e quindi anche in maniera ecologica in senso globale. Uno dei libri più famosi di Gregory Bateson, che è uno degli architravi di questa cultura, è l'ecologia della mente. Quindi ecologia non è inteso solamente in senso ambientale, vegetale, climatico, ovviamente. È un pensiero completo, no? E quindi assolutamente sì, e per questo ti dico, la cultura della complessità si candida ad essere, proprio perché non è una teoria specifica di una disciplina, non è un'ideologia, è un modo di organizzare la conoscenza. Il concetto di auto-organizzazione della mano invisibile è un principio di complessità. Friedrich von Hayek ha scritto cose di complessità. Però la bioeconomia, per esempio, l'economia è inserita nel secondo principio della termodinamica, per cui tu dipendi dalla natura, in qualche modo nella tua lavorazione alla fine produce cose che hanno effetto sulla natura, anche quello viene dalla complessità. Quindi non è che uno che ragiona all'interno della cultura della complessità è di destra, di sinistra, moderno, progressista, non ci sono queste categorie. Si condivide un approccio, poi dopo ognuno ovviamente ha una sua impostazione, però è assolutamente indispensabile condividere alcuni principi, come per esempio il rapporto col contesto. Noi, se non ci facciamo entrare in capoccia che abbiamo 200 stati e continuiamo a parlare dei cinesi, dei russi in un certo modo, non perché, voglio dire, non si possano esprimere le differenze che sono fortissime, ma è inutile andare a criticare il sistema politico cinese, è cinese. Voglio dire, tu non sei cinese, e allora di che stiamo a parlare? Nel senso, qualcuno qui pretende di prendere il sistema cinese e importarlo qua? No, semmai sono stati altri che hanno preteso di dire che si prende la democrazia e la si esporta. Non è che i sistemi sociali o socioculturali si esportano, evidentemente, no? Quindi dovremmo imparare a parlare con queste altre culture, a non minimizzare le differenze. Per esempio, il problema del multiculturalismo è anche questo. Non è facile convivere con persone che hanno immagini di mondo diverse dalle tue, ma senza mettersi a discutere se è più bella la tua o non è la tua. Fai finta di essere un marziano e di vedere due, uno che ha un modo di ragionare e l'altro ce n'ha un altro, c'è un problema. Poi il marziano di per sé non condivide né uno né l'altro, quindi non è che si tratta di dire. E ovviamente sono eterogenei, sono diversi, come vanno insieme? È una cosa molto problematica. Quindi imparare a vivere nello stesso mondo, imparare a vivere con la natura, per noi occidentali che abbiamo dominato le altre culture e dominato il mondo, sarà molto difficile, perché tutta la nostra, se tu vai a Londra, no, la gente va, fa 3 giorni a Londra, oh, che bello, guarda che bei palazzi, cioè respiri, no, e quella è tutta potenza coloniale, quella è tutta roba rubata al resto del mondo. E questo vale per Parigi anche, o anche per l'antica Roma, perché era un impero pure l'antica Roma, no? Allora, noi che cosa siamo in grado di fare? Come siamo in grado di vivere oggi? Parlo noi occidente europeo, perché poi un'altra grossa faglia che si sta verificando, e c'è già da parecchio tempo, è con gli anglosassoni. E la Brexit, e gli Stati Uniti d'America con Trump, e già anche come reagiscono a un fenomeno tipo il coronavirus, e ti dice che gli anglosassoni sono una cosa, i continentali sono un'altra. I latini dentro i continentali, e gli ex barbari, o diciamo i germano-scandinavi, sono un'altra. Quelli dell'est addirittura sono due famiglie, perché quella che poi affaccia sul Baltico, oppure quella carpato-danubiana, sono due parti diverse. Se non fosse addirittura tre. Per cui tutte queste differenze, che non sono oggetto di oddio mio, no, i nazionalismi, cioè approcciamo al dibattito pubblico, usiamo delle categorie che non stanno né in cielo né in terra. Ho studiato un sociologo, un libro del Mulino Alto Così, questo è stato presidente della Federazione dei Sociologi Europei, norvegese, e fa un'analisi delle varie culture nei paesi europei che uno dovrebbe leggersi, perché è uno studio tra l'altro estremamente scientifico, non è un sociologo di tipo narrativo, adesso il Bauman della situazione, no? Per cui prima, quando parlavamo dell'Europa, dicevamo l'eterogeneità, non è una cosa che è oggetto di discussione, è oggettiva, se la studi è oggettiva la diversità. Ecco, come mettiamo le diversità insieme? Quali sono i principi con i quali
puoi fare o non puoi fare delle cose assieme con degli eterogenei. Ecco, su tutto questo c'è molto ritardo. Quindi la cultura della complessità è assolutamente necessaria per trovare un modo di adattarci a un mondo molto plurale, pieno di gente, estremamente eterogenea, e è un ambiente che non ne può più di noi, perché lo vedi, in questi giorni non ci siamo, arrivano le foto in cui spuntano i pesci a Venezia, le paperelle entrano nei supermercati a Firenze, questo per fare del colore, insomma, in realtà i nostri impatti sull'ambiente. Ma non è il problema del New Deal, cioè chiaramente anche lì tocca studiare e far capire esattamente alla gente che cosa significa avere un certo tipo di rapporto e che impatto avrà con l'economia, col mondo della produzione, con quante ore dovremo lavorare. Ecco, sono tutte cose estremamente complesse che si fa fatica oggi a trovare anche nel dibattito esperto, perché ripeto, noi continuiamo a ragionare, ognuno è specialista di qualcosa. Ora, il complessologo non è un tuttologo, è uno che sa in orizzontale e si deve interfacciare con tutti i saperi verticali, perché io non so specificatamente di nessuna di queste materie, però osservandole tutte e sapendo, diciamo, le cose più o meno fondamentali di tutte, è come suonare il pianoforte, no? Però ho bisogno dei tasti, per cui se non ci sono i saperi verticali, tu poi non sei puntuale con la realtà. Ma se fai parlare ogni sapere verticale che salta, uno la dice così, non c'è nessuna sintesi. Qual è l'io penso? Noi agiamo in base a quello che pensiamo, ma tu dentro c'hai un cervello, no? Alla fine decidi, dici adesso faccio questa cosa o non la faccio, arriva l'io penso. Qual è l'io penso sociale? Chi prende la decisione delle priorità? Questo deve essere costruito molto anche dalle forme della cultura, e quindi lavoriamo perché si modifichino in primis le forme della cultura, se no non ne usciamo vivi. Grazie, grazie infinitamente, molte grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima, sei stato molto molto gentile, veramente, grazie. Appena sarà possibile il link te lo comunichiamo, così poi lo diffondiamo in tutti gli strumenti possibili. Ok, volentieri, grazie. Grazie, ciao, buona giornata.